Ciao, benvenuto a mio podcasting, stagione 17. Da questa stagione il format dei podcast è leggermente mutato. Le puntate di mio podcasting, numerate e seguite dalla lettera R, stanno per reaction, ossia un commento o una reazione a dei contenuti esterni. Io ho comunque visionato e se vorrete li potete trovare come sempre in descrizione, linkati in descrizione per espandere il tema. Invece per tutti gli altri episodi di mio podcasting semplicemente numerati, ecco, potete fare riferimento ai miei blog, mia fantascienza blogspot.com, la freccia della storia blogspot.com, paleocontatto blogspot.com e infine anche il blog che ho chiuso di recente, mioradarblogspot.com. Stagione 17, episodio 194 R. Ciao mio podcasting. Oggi in questo podcast di reazione ad un webinar che potete trovare linkato in descrizione, parleremo di una serie di commenti a sostegno, integrazione e rettifica. In economia sana gli investimenti sono uguali al saldo totale del risparmio aggregato. Gli investimenti sono finanziati dal risparmio interno e normalmente il saggio reale di crescita di un paese R uguale a I meno P, che è maggiore di 0, quindi il tasso praticamente di interesse meno l'inflazione, abbiamo il saggio reale, che questo valore deve essere maggiore di 0. Il saggio reale di crescita di un paese è dato dall'interesse annuo a cui sottrarre l'inflazione. Questo rendimento è sostanzialmente maggiore di 0. Il saldo BP della bilancia dei pagamenti registra l'attrattività di un paese a trovare capitali esteri per finanziare investimenti interni, escludendo la voce delle rimesse degli emigranti. Il saldo della BC, bilancia commerciale, registra l'attrattività delle merci e servizi di un paese ad essere collocate sui mercati esteri. Il debito pubblico di un paese registra quanto sono scassate le spese pubbliche in investimenti e spese correnti in relazione alle entrate tributarie ed extratributarie. Gli Stati Uniti d'America non sono un paese normale. Stati Uniti d'America non sono un paese normale perché erano i leader della NATO, hanno vinto la seconda guerra mondiale e hanno 5.044 circa testate nucleari. Stati Uniti d'America non sono un paese normale, gli USA hanno il più potente arsenale militare nel dominio dell'aria, di mare, di terra, ma anche dello spazio. Stati Uniti d'America non sono un paese normale, brevetti e tecnologia nel settore militare sono il primo paese del mondo, o quasi, sicuramente il primo. Il sistema pensionistico americano ha un metodo di capitalizzazione e non a ripartizione, questo crea, con il tempo, un ruolo veramente pesante e importante della finanza, che acquista titoli di Stato ed attività finanziarie private, ossia investimenti privati nell'economia, titoli di credito, azioni, obbligazioni e quant'altro di aziende private. Il dollaro è poi moneta di conto internazionale. Questo retaggio della guerra fredda serviva per dare le risorse al contenimento di Kennan e non dover subire gli effetti nefasti della teoria quantitativa della moneta sull'inflazione. Questo implica che gli USA possono emettere debito pubblico e o stampare i dollari quasi senza subire nessun effetto inflazionistico interno ed esterno, perché le commodities sono tutte prezzate in dollari e compensano il fatto che la propensione al risparmio degli americani è quasi nulla. Quindi gli Stati Uniti d'America, per sostenere gli investimenti, hanno stampato moneta e ho fatto debito pubblico, con politiche monetarie assai molto lasche e pericolose, vedi la crisi dei subprime,
in relazione al business pompato e gasato dell'edilizia. Inoltre, con la finanza e la borsa, gli USA hanno creato ed estratto valore anche dall'estero. Si pensi al doppio default argentino e al Sud America, luogo di estrazione di risorse ed energia per il Nord America. Dilatando a come il contribuente del settore terziario, dilatando così il contributo nel settore terziario potenziato dal sistema pensionistico a capitalizzazione rispetto ai processi di delocalizzazione del settore secondario. Si ricorda infatti che gli USA, in USA non esiste un welfare state, ma meccanismi di polizze assicurative private per le spese sanitarie, con grande business ed altri costi del welfare privato a causa del profitto e di una bassa vita media dell'assicurato, che crepa assai prima di un italiano, che in propensione sul PIL, il sistema sanitario italiano costa molto meno con un termine di sanità pubblica finanziata rispetto a quello che viene a costare il settore del welfare, della sanità, con dentro c'è la business delle assicurazioni e il profitto sia delle assicurazioni sia il profitto degli enti sanitari. Recentemente il Nord America ha puntato sullo shale oil e le shale gas, andando a seccare l'importazione dei paesi petrolarabi, essendo evidente che i giacimenti petrolarabi sono arrivati al declino, mentre i cinesi hanno preso ad importare energia dai petrolarabi, iniziando ad usare anche la moneta cinese, di fatto accettata in parte dai petrolarabi per criterio di diversificazione. L'euro è stato percepito dagli Stati Uniti d'America come una minaccia al dollaro, ed è una delle ragioni principali perché l'Unione Europea andrà in pezzi. Seconda ragione perché la UE andrà in pezzi è la monetizzazione del whatever it takes, dell'enorme debito pubblico italiano, che crea inflazione sull'euro ed instabilità finanziaria sul mercato europeo. Il saldo della bilancia commerciale USA del 1970 è andata in rosso e ci è rimasta a causa delle crescenti politiche di delocalizzazione industriale verso il secondo mondo. Dopo il 2001, con la Cina entrata nel WTO, la situazione è peggiorata, l'importo USA sui prodotti cinesi è diventato molto elevato. Il pivot in China prevede una reindustrializzazione del settore secondario e segmenti civili, perché quello del settore militare gli Stati Uniti d'America non lo hanno mai delocalizzato. Però non è detto che gli Stati Uniti d'America riescano nel loro sforzo di reindustrializzazione, per il semplice fatto che gli USA hanno un mercato saturo e bassi tassi di crescita in rapporto alla Cina, che è un paese del secondo mondo, che ha ancora circa 700 milioni di persone, quindi 1,3 miliardi meno 600 milioni che hanno fatto un po' di soldi, e ne resta 700 milioni che sono quelli che grosso modo stanno in provincia, in campagna, e devono ancora beneficiare della rivoluzione industriale cinese. Quindi i tassi di sviluppo cinesi resteranno più alti di quelli degli Stati Uniti d'America, non essendo la Cina un paese ancora a mercato saturo. Il saldo della bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti d'America risente della voragine negativa del saldo della bilancia commerciale, perché nessun americano è migrante nel mondo e rimette denaro dall'estero. Le politiche di reindustrializzazione mirano sia ad attrarre capitali esteri, ma perché gli investimenti pubblici per scopi militari si finanziano con stampa di moneta o nuovo debito pubblico, quanto gli investimenti privati con joint ventures, sconti fiscali, scommesse, sovvenzioni, incentivi, dazi e contingentamenti su prodotti esteri. Il vero rischio per gli Stati Uniti d'America è quello che di continuare ad apparire come un'economia vitale in crescita, e per evitare che gli investitori vanno a investire in Cina, in cui i tassi di sviluppo reali sono e continuano a essere più elevati, non essendo la Cina un mercato saturo. Io non definirei l'economia degli Stati Uniti d'America parassitaria, ma un gigante dai piedi di coccio, dato che tutto poggia sulla tacita convenzione dell'uso del dollaro come moneta di conto internazionale, usata per tutte le commodities quanto per la liquidazione dei saldi delle bilance dei pagamenti commerciali di tutti i paesi del mondo. Altre monete, di certo non l'euro, si preparano a fare le scarpe al dollaro, per quanto, anche se le nuove monete saranno meno inflazionate del dollaro,
queste nuove monete dovranno sempre scontare una crescente inflazione, perché non esiste una crescita infinita in un pianeta di dimensioni finite. Questo è il mio commento al podcast, che lo trovate linkato in descrizione, quindi se vi interessa io vi consiglio di andare ad ascoltare il primo podcast e poi successivamente apprezzare o meno il mio relativo commento o reazione. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!